l'Italia sotto osservazione, cari amici, l'Italia sotto osservazione, eccolo qua, qua poi ci sono tutti i dati sulla disoccupazione, cari amici, l'Italia ancora sotto osservazione e vengono usati anche degli eufemismi per non provocare un eccesso di disperazione. Però le cose vanno dette chiaramente. Sì, Enrico Letta ce la sta mettendo tutta Enrico Letta, e anche il governo delle larghe o delle piccole intese sembra che ce la voglia mettere tutta, ma è cambiato tutto a questo mondo con la globalizzazione. È inutile insistere sulla questione delle tasse che sono troppo pesanti. Sì, le tasse sono troppo pesanti, ma non è che alleggerendo le tasse improvvisamente l'economia italiana ritorna ad essere la grande economia che era quando l'Italia si trovava fra i 3, 4, 5 paesi più industrializzati del mondo. Devo sempre aprire la parentesi sulla questione che l'industrializzazione sfrenata, specialmente ora che c'è anche il Grande Oriente, sta distruggendo il pianeta, ma questa riflessione la do già come scontata. Allora, Enrico Letta dovrebbe dirlo al popolo italiano come stanno le cose davvero, ma questo mio discorso vale non solo per Enrico Letta, vale per tutti i politici, anche per gli intellettuali, lo devono dire chiaro e tondo. Un domani che il governo ti ha abbassato le tasse, non è che gli italiani, ma anche gli europei, gli occidentali in genere smettono di... Non è che gli italiani, una volta che il governo ha abbassato le tasse, smettono di comprare i prodotti orientali. Non è che smettono di comprare le Toyota, le Mazda, ma i prodotti Mitsubishi, l'infinità di prodotti che compriamo dall'Oriente. Ma è questo il discorso è la globalizzazione. La questione non si risolve sin quando i paesi produttori a livello mondiale non si saranno messi d'accordo sulle regole del mercato del lavoro. Diciamo che sin quando l'Occidente lavora con quello che possiamo definire lo statuto dei lavoratori, che in grosso modo queste regole dello statuto del lavoro che abbiamo in Italia riguardano l'intero Occidente, grosso modo, e sin quando lo statuto dei lavoratori o qualcosa di analogo non sarà vigente anche nel grande apparato industriale orientale, non si risolve niente. Cioè, la globalizzazione attualmente opera a un livello di drammatica sperequazione. Quando noi compriamo i prodotti orientali, noi siamo sfruttatori della manodopera orientale. Non ce ne rendiamo conto, vero? Ma quando noi compriamo una macchina, un'automobile, un condizionatore, un qualsiasi prodotto, uno degli infiniti prodotti orientali, noi diamo una mano allo sfruttamento della manodopera orientale. Allora, ciò che dovrebbe riguardare la politica internazionale è una omogeneizzazione delle regole del mercato del lavoro. Cioè, i lavoratori, ora che siamo nella globalizzazione, i lavoratori devono avere le stesse tutele minime, in maniera che non ci sia un divario troppo forte tra i lavoratori occidentali e i lavoratori orientali. Regole di base condivise a livello planetario, e sin quando ciò non avverrà non ci sono rimedi, cari amici, non ci sono rimedi. Vedete che la disoccupazione continua ad aumentare la disoccupazione, le industrie continuano a delocalizzare. E dove vanno le industrie italiane o occidentali quando delocalizzano? Vanno dove la manodopera costa di meno. E questo è il problema.
non è un problema contingente, politico, di livelli di tassazione, sono panacee. La vera questione è la globalizzazione e il fatto che nella globalizzazione mancano delle linee di base, delle regole di base relative allo statuto dei lavoratori. Ok, cari amici? Ci si deve decidere, cioè l'impresa dei governi e dei capi di governi va al di là dei singoli stati che essi governano. L'impresa dei governi è quella di omogeneizzare le condizioni dei lavoratori a livello planetario e questa è la grande battaglia che devono combattere anche i sindacati. E i sindacati devono guardare al di fronte, al di fuori dell'orizzonte nazionale e anche al di fuori dell'orizzonte occidentale. L'orizzonte a cui devono guardare i sindacati, i governi, i sindacati, è un orizzonte planetario, cari amici. Se no la questione non si risolverà mai, ok, cari amici? Per cui vale sempre il mio antico video intitolato Occidente Default, Occidente Default. Grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.